tutti ragazzi, qui JJ e Andres. E questo sarà uno dei pochi videoseri che verrà pubblicato sul canale di Manny, al momento in gestione da me, perché come ben sapete ha fatto un eccesso di codeina, è giusto eccesso? Abuso. Un abuso di codeina e non solo. E niente, adesso qua in poche parole vi spiegherò l'accaduto per smentire anche le persone che ci sono sul web che dicono che è un fake. In poche parole, l'altra sera Manny è andato a festeggiare il suo successo che sta avendo su YouTube con degli amici. Io non ero presente perché ero andato a vedere un concerto dei YBN e quindi io non ero lì. Però appunto mi è stato riferito da chi era presente lì con lui che ha veramente esagerato, bevuto alcol, fumato marijuana e bevuto un sacco di codeina, un sacco. E niente, a quanto pare dopo aver bevuto tutta questa codeina Manny ha svarionato, è svenuto, non dava più segni di vita, cioè proprio era morto, collassato, non si muoveva. E allora, come avete visto anche dalle sue storie, il video che è stato fatto da questa ragazza qua che era lì presente con lui era veramente KO. Hanno deciso di chiamare l'ambulanza per portarlo all'ospedale, ovviamente, perché in queste condizioni l'unica cosa che puoi fare è portarlo all'ospedale, dove Andreas è andato a visitarlo, che è stato ricoverato. Io non sono ancora andato, purtroppo non ho ancora avuto tempo, adesso stiamo andando là. E niente, Andreas, cosa ti hanno detto, dottore? Sì, sono andato a trovarlo all'ospedale e mi hanno detto che non potevo entrare, chiaramente, perché lui non si era ancora svegliato ed era in condizioni abbastanza gravi. Mi è stato riferito così e mi hanno detto che, appunto, siccome erano così gravi le condizioni, rischiava che lo cambiavano addirittura ad ospedale, lo mandavano in un altro ospedale per accertamenti, perché ha proprio abusato di tutte queste sostanze, poi andandole a mettere assieme nel corpo hanno fatto sì che il corpo collassasse proprio, cioè non reggeva più, ha perso i sensi. È stato portato d'urgenza dall'ambulanza in ospedale e non si svegliava più. Appunto, i segni di vita erano pochi. E niente, dopo il giorno seguente l'hanno spostato d'ospedale. Poi sono andato anche lì a trovarlo, però niente, anche lì mi hanno detto che non si poteva visitare, non si poteva vedere. E potevi avere solo qualche informazione così al volo, che erano quelle che dicevano che non si svegliava, appunto, inizia già a dar segni di vita, quindi si spera che si riprenda e che si svegli, però ancora non si sveglia, è ancora in condizioni gravi perché l'ha presa proprio veramente male. Questo è proprio l'esempio da non seguire, proprio l'esempio lampante, ragazzi, lasciate perdere queste cose qua perché non vanno bene. Cioè, non siamo i vostri genitori che vi diciamo non drogarti, non fare, ma cioè fare un abuso, mettere tutto insieme allo stesso tempo, non tutto insieme, tutto insieme allo stesso tempo, così l'alcol, che già l'alcol, la marijuana, vabbè, la codeina, proprio fanno collassare il corpo non regge. E queste cose qua l'hanno portato a non svegliarsi più. Adesso è già un paio di giorni che non si sveglia proprio, cioè noi non sappiamo niente di preciso. Noi ci dicono che non si sveglia, che dà segni di vita e che speriamo si svegli, però non ci dicono di preciso cosa è successo. Così agli amici no, magari i familiari sanno qualcosa, ma noi i familiari non li abbiamo sentiti così tanto da capire cosa sanno loro, che magari sanno anche quanto noi, non è che... Esatto. Però appunto niente, è così, sta così, ragazzi, lasciate perdere quelle cose lì perché non vanno bene.
appunto questo video lo stiamo facendo più che altro per informare i più piccolini che seguono l'account di Many Fresh, perché appunto io da JJ quando vado in giro già io non sono nessuno, ragazzi, io non ho fatto niente, io non sono man, io non sono famoso, io non ho fama, però già dei ragazzi per strada mi fermano, mi chiedono foto e vedo che comunque i fan sono abbastanza piccolini. E ciò che ci tenevo era di dirvi, ragazzi, di non prendere esempio, non prendete esempio, perché facendo così non siete più grandi, non siete più fighi, non siete più fresh, più flex, non siete niente. Niente. Si è visto anche con la scena americana come finisce facendo abuso di queste cose. Esatto, per chi poco segue, guarda lì, Fredo è morto, Lil Peep è morto, Mac Miller, è vero, anche lui, pochi giorni fa anche lui, per cosa? Droga, ragazzi, droga, non usate quella merda, non usatela, ragazzi, soprattutto la codeina proprio è uno schifo, ragazzi, uno schifo. Sì, ragazzi, e questo è anche un video di riferimento per quelli che fanno video al riguardo, che ad esempio Social Boom o altri personaggi di cui adesso il nome non ricordo, perché sinceramente non è che li vado a cercare, non è che li cago, però saltano fuori perché la gente, queste persone vanno a parlare senza sapere, vanno a parlare o vanno a dire che lui ha fatto abuso di codeina, che ha fatto abuso di codeina, ma non è che ha preso solo quella e ha avuto il collasso solo con la codeina. Lui ha avuto collasso con l'insieme di cose. Questo è stato detto anche dai dottori. Lui ha avuto il collasso con l'insieme di cose, ma si capiva. Non è che ha avuto il collasso prendendo solo la codeina, soltanto perché su una story di Instagram c'era un video dove lui si versava la codeina dentro la bottiglia. Non vuol dire che è solo quello. Ci sono cose che gli altri non vedono, però comunque commentano e pensano di saperle. Queste cose qua... Questa è una mancanza di rispetto. Non puoi dire senza sapere che è una notizia fake. Non puoi dire che ha fatto uso di una droga senza saperlo, ma se non lo conosci, come fai? E non puoi dire che lui sta lucrando sul fatto delle persone in coma, di qua, di là, se tu stesso lo stai facendo, perché tu stesso non sai se lui è in coma o no. Quindi sei tu quello che sta dicendo cazzate. Tu che fai lui. Il video non sei sicuro al 100%, perché non l'hai visto, non sei, cioè, lo sappiamo noi. Io su queste cose qua si scherza poco, ragazzi, perché cioè, c'è poco da ridere, sinceramente c'è poco da scherzare. C'è poco da fare i video contro, c'è poco sì, da esatto. Dare l'opinione. Se tu vuoi dare un'opinione su una cosa così delicata, te la puoi tenere sinceramente, tranquillamente per te, invece di fare un video dove lo dici a mezzo mondo soltanto per tirare avanti un po' il canale. Cioè, tieni queste cose qua, tienitele per te, piuttosto fai video su altre cose, ma queste cose qua veramente dovete lasciarle perdere. Questo è quello che penso. Che macchina McLaren? No. Si vede proprio che siamo in Svizzera. Cash. E niente, ragazzi, per quelli che anche dicono e lui sta bene perché sennò di qua Instagram, di là chi lo gestisce, Instagram lo gestisco io, quindi silenzio. Instagram ce l'ho, ecco, io. Se vedete le stories, se vedete le tag, quello che vedete quello che vuole, è lui tag. Perché anche lui gestisce, perché la pagina. Ci sono i tag per il semplice fatto che io voglio salire di followers. Se qualche problema, se vogliamo metterci tag, che metteremo comunque ancora i tag, mettiamo i tag perché si può mettere i tag. Chi è che vieta? Per cosa li hanno fatti i tag, se no? Chi è che vieta qualcuno di mettere i tag? Nessuno, cioè, quindi boh. Frega un cazzo di nessuno. Gang. Sul fatto che lui metta, che uno usi tag, non vuol dire che una persona allora sta bene. Cos'è? Non posso taggarmi in un video? È mio amico, c'ho a disposizione la sua pagina, se sono io nel video, e allora mi taggo, cioè. Basta. Poi non avete prove concrete per dire che lui non è in ospedale. Non l'avete visto in giro per strada. Siete la maggior parte, anzi, tutte le persone che hanno fatto il video contro di lui, che tra virgolette contro, esprimendo la vostra opinione chiaramente sbagliata, non, e vive da un'altra parte, non vive nemmeno vicino a lui per dire ma io l'ho visto, ma io ho sentito, esatto. Abbiamo degli amici in comune che dicono che non è vero perché lo sanno. Noi siamo gli amici in comune che avete voi e vi veniamo a dire adesso che lui, cioè, non è una bufala, non è una bugia questa.
lui sta male, lui non si è ancora svegliato, purtroppo è così. La realtà dei fatti è questa: se lui è un personaggio su YouTube e dice quel che dice, quello non c'entra niente col fatto che lui è finito in ospedale, ragazzi. È così e basta. È capitato ad altre persone, cioè X l'hanno ammazzato e avete un sacco di persone hanno detto che non è che è vivo. Cosa c'entra? Michael Jackson è morto, ma un sacco di persone dicono che è vivo. Ogni volta che qualcuno, a qualcuno succede qualcosa, c'è la massa che si solleva contro, che dice, ma secondo me non è vero, ma secondo me questo, ma secondo me quello. Tenetevi la vostra opinione per voi, se non pensate sia vero, tenetevelo per voi, se è una cosa così delicata, soprattutto perché non sono cazzi vostri. Quindi, va bene, è vero che YouTube è il social, è una piattaforma libera, e ognuno dice il parere che vuole, cioè voi potete dire quello che volete, così come noi possiamo dire quello che vogliamo. E io, se io vedo uno dei vostri video dove finite in ospedale ed è vero, e io non sono sicuro che è vero, io sinceramente mi faccio, nel dubbio mi faccio i cazzi miei, perché nel dubbio ti devi fare i cazzi tuoi. C'è anche un detto, c'è anche un detto che è così: nel dubbio ti devi fare proprio i cazzi tuoi. E io è una cosa che consiglio a molti di voi. E noi speriamo si riprenda. Adesso stiamo andando, adesso proviamo, riproviamo a vedere se riusciamo a sapere qualcosa in più. Vediamo se riusciamo a sapere qualcosa in più o se ha dato segni di vita, perché siamo preoccupati sinceramente. E niente, quello che avevamo da dire l'abbiamo detto. E se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace, e se non vi è piaciuto non ce ne frega un cazzo. Bitch.